Buongiorno a tutti, ormai ci conosciamo, io sono Don Pierluigi, parroco di San Quirico d'Orcia di Torrenieri e questa mattina commentiamo il Vangelo di Matteo, Matteo capitolo 16, versetto 13-19. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.» Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.» Certo, in questo brano del Vangelo c'è una domanda che spesso mi chiedo: come mai, dopo anni che Gesù convive, possiamo dire così, con i dodici, oggi gli viene in mente di domandargli chi è per loro? Perché è facile, non so, Gesù in questo Vangelo ci fa due domande, anzi fa due domande a loro: chi dice che sia il figlio dell'uomo? Beh, quella è facile rispondere. Alcuni dicono Giovanni, altri Elia, altri il Battista, Giovanni Battista, altri Geremia, eccetera, eccetera. Poi fa un'altra domanda, e quella domanda la fa ognuno di noi: ma voi cristiani, chi dite che io sia? Chi sono io per voi? Allora, questa domanda diventa difficile da rispondere. Certo, troviamo anche questi dodici che non sanno che cosa rispondere, però abbiamo Pietro, Pietro che interviene, Pietro che dice: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.» Allora, guardate, grande quest'uomo, spettacolo quest'uomo, perché rimane sempre una sorpresa e io penso che rimane una sorpresa anche per Gesù. Ma perché il maestro chiede di essere riconosciuto? Riconoscere. Questo termine indica un sentire affettivo, un vero amico, cioè un vero con la maiuscola, uno che sa comunicare il bene. E Gesù aveva bisogno, in qualche modo, di tastare il polso della loro relazione. Sì, molto tempo che sono insieme, ma chi sono io per te, per voi? Cosa sapevano in realtà di lui? Perché il rischio è quello: sì, lo conosco, è un mio amico, siamo tutti amici, ma ci conosciamo e conosciamo veramente Gesù? Allora è un rischio reale, data quella terribile. Se noi andiamo a leggere, c'è una pagina di Vangelo che addirittura dice: «Ma maestro, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze.» Ed egli risponderà: «Ma io non vi conosco, non so di dove siete.» A chi apre il regno Gesù? A chi lo riconosce? E chi riconosce chi lo ha riconosciuto? Allora basterà, non so se vi è mai capitato, io spesso quando vado a casa una volta al mese, i miei hanno ancora quel campanello senza videocitofono e quando suono mia madre mi dice: «Ma chi è?» E io dico: «Sono io.» E subito mi viene aperto, non è che mi si chiede nome, cognome, eccetera, eccetera, ma subito, perché mi conosce veramente. Anche se passa un mese da quando ritorno a casa. E allora la porta si apre. Ora ritorniamo alla domanda iniziale: perché questa mattina
Gesù ci chiede e chiede ai discepoli di esprimersi sulla sua identità, perché vuole che lo riconosciamo. Certo, per entrare nel regno di Dio deve essere chiaro per noi chi è Gesù. Non ci basta sapere qualcosa su di Lui. Non ci basta, non so, aprire un libro. Eh sì, l'abbiamo conosciuto, ho letto tanti passi della Bibbia, ho fatto questo, ho meditato. No, no, dobbiamo conoscerlo veramente. Non ci basta sapere solo qualcosina di Lui. Entrare in intimità. Cioè, provate a pensare, due che sono innamorati, insomma, ecco, allora anche noi dobbiamo entrare e far parte di questo, cioè avere Gesù come un'amicizia speciale, come due innamorati che sono fidanzati e sono innamorati perché piano piano si conoscono. E allora non possiamo permetterci di non riconoscerlo. Gesù non è uno tra i tanti. Allora, non solo ci aprirà la porta quando sentirà la nostra voce al citofono, ma ci consegnerà le chiavi stesse di casa sua, come a Pietro. Le chiavi sono il segno di riconoscimento. Le chiavi di casa le si dà a chi veramente io mi fido, a chi conosco veramente. E per conoscere ci deve essere una forte relazione. Se noi lo riconosciamo, Lui, Gesù, si fiderà di noi. Ecco, cari amici, un buongiorno a tutti, una buona giornata. Io resto con te e ripeto, buona giornata a tutti. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.